Ciao ragazzi, eccoci qua con il capitolo 7 di Rule of Rose. Come di consueto, la nostra Jennifer si ritrova svenuta. E non vedo più libri da leggere sull'altare. Questa volta provo di nuovo ad uscire dalla stanza e vediamo se ci fanno uscire. Sì, perché qua non c'è niente da fare. Andiamo a vedere. Ah, ok, parto una sequenza. Ecco, l'hanno ciuffata. Mai una gioia, quella povera ragazza. Beh, non salviamo, salvo dopo. La casa di Pan di Zenzero. Attenzione. Chi sarà quest'uomo strano che ci ha catturati? Ah, intanto siamo in un giardino di rose. Bello. Oh, almeno cambiamo un po' ambientazione, perché quel cavolo di sottomarino mi stava cominciando a rompere un po' le balle. Al suo risveglio la ragazza sfortunata si ritrovò in un roseto. Il posto era strano, ma familiare. Guardandosi attorno, la ragazza si accorse che il suo fedele compagno non era con lei. Rimasta sola, la sfortunata ragazza si sentì molto triste. Ah, è vero, non c'è Brown. Molto probabilmente sarà un capitolo di transizione. Ah, dobbiamo seguire quell'uomo. Sì, perché comunque da quello che ho capito, vabbè, ormai si è capito comunque, che comunque questi sono i suoi ricordi d'infanzia legati all'orfanotrofio, eccetera. Dobbiamo ancora capire chi è il bambino che comunque ci fa leggere le storie e ci fa ricordare. E poi c'è anche la questione della promessa. Casa di Pan di Zenzero. Ah, che bella. Ok, io prima di entrare andrei a fare un giro a destra. Ah, ok, si può andare. Giardino. Ok, c'è un'altalena. Ah, là c'è qualcosa che sbrilluccica. Jennifer ha trovato Pala. Oh, mi sa che se l'abbiamo trovata, magari ci serve. Io l'equipaggio. Oh, adesso siamo overpower. Ah, giusto, visto che ci sono, svuoto un po' l'inventario. Oh, fatto. Bene, adesso proseguo e guardo l'altra strada. Tanto per vedere dove si va. Cosa c'è qua? Ah, niente, è un angolo morto. Qua non c'è niente. Sento bisbigliare. Nel muro c'è un grosso buco come se ci fosse schiantato contro qualcosa di pesante. Se ci si fosse schiantato contro. Qua non si può entrare. Lì c'è una porta, ma ci guardo dopo. Ah, niente, mi sa che ho fatto il giro. Infatti il giardino. Niente, allora torno all'ingresso.
Ok, direi che possiamo entrare. Ah, che bel posto. Qui c'è ogni tipo di immondizia. Confezioni di snack, barattoli, giornali, vecchie foto e così via. Vediamo cosa c'è qua dentro. Ah, c'è un ubriacone che si sta mettendo le mani tra i capelli. Ok, Jennifer si è presa un accidente. Questa porta è chiusa, andiamo con ordine. Nell'armadio sono appesi un cappotto sporco di fango e un cappello. Qua cosa c'è? Caserma dei soldatini. C'è una grossa scatola. Ah, si può uscire dalla finestra. Io esploro, ragazzi, voglio vedere dove mi porta. Qua non mi fa entrare. Sto cliccando ma non mi faceva entrare. È strano che la finestra era aperta. Boh. Magari ci possiamo tornare dopo. Arrivare prima alla fine per vedere cosa c'è. Siamo sempre su questa stanza centrale. C'è sempre l'ubriacone che si è sdraiato. Ma Stray Dog walks the streets each day, collecting peas as he walks to. Sai chi era questa casa? Big peas, small peas. Ovviamente c'entrerà con la loro storia, però. Libri, inchiostro, sigarette. Questi sono alcuni degli oggetti che si trovano sulla scrivania disordinata insieme alla cornice. Non ho visto. L'immagine di una famiglia felice, in alcuni punti sbiadita. Si vede un bambino che sembra il bambino malefico. Più che arato, il giardino sembra distrutto. Sta a vedere che questa è la casa del bambino. Ovviamente io lo chiamo bambino malefico perché giudico solo da quello che ho visto finora, perché... Ah, ci fa entrare. Salotto. Praticamente sono immagini o del passato, o comunque divano macchiato di liquore emana un debole tepore. Il tavolo è pieno di bottiglie vuote e pacchetti di sigarette. Il camino non è stato utilizzato da molto tempo e la legna da ardere è tutta... Non riesco a finire di leggere. Sulla copertina interna dei libri, ben ordinati, c'è scritto il nome Gregory Wilson. Gregory Wilson, sì. Sarà l'uomo a sto punto. Penso che sia il padre di quel bambino. Che non mi ricordo come cavolo si chiama. Niente, andiamo nelle altre stanze. Qua c'ero già stato.
stray dog walks the streets of cucina. Vediamo cosa c'è da controllare. Lo scaffale è ricoperto da uno strato di polvere e deve essere molto tempo che non viene utilizzato. Niente, qua c'è un frusaglio varie. C'è una porta. Ok, la porta è chiusa, non possiamo andare avanti. Torniamo indietro. Bagno. La pozza d'acqua sporca sul fondo della vasca sembra quasi sangue. Molto suggestiva questa parte. Che là ci siamo già stati. Ah, ecco, semi interrato. And screams. Come Friday, he grinds up the pea. Come Saturday, he buries the pea outside. The pea. Ah. Io. Ah, bentornato a casa. È quasi ora di andare a dormire. Sa che ci ha chiuso dentro quel maledetto. Ok, c'è un orsetto di peluche là sopra. Intanto apriamo l'armadio. Ah, non si può aprire. Però c'è l'orsetto che ha dondolato. Sta a vedere che cade. Ah, ecco, infatti. Immaginavo. Orsetto di pezza. Un adorabile orsetto di peluche con un fiocco verde legato attorno al collo. Proprio allora la sfortunata ragazza intrappolato di una voce gentile. Sono venuta come avevo promesso. Sembra che quell'uomo sia andato via. Resta qui, ti aiuterò io. E chi è quella bambina? Niente, dobbiamo aspettare che arrivi. Ok. Oddio, guardiamo sotto le coperte. Non c'è niente. Ah, la maglietta, i calzoncini e le scarpe di un bambino sono stati disposti in ordine sul letto. Una stretta al petto. Sono i vestiti del bambino, in effetti. Ritaglio di giornale, dirigibile di lusso scomparso. Ah. Ah, in poche parole era il dirigibile su cui siamo stati finora. Capito. Si inizia un po' a intravedere cosa sta succedendo, eh. Intanto la porta è sempre chiusa. Ah. Un pacchetto di lettere. Al signor Joshua, l'orsetto in pericolo. Il mio nome è Wendy. Ti guardo sempre dall'alto, signor Joshua. Perché si è sempre intrappolato là sotto? Mio principe, bisognoso di soccorso. Mio principe, è stato un piacere incontrarti. Che meraviglioso incontro. Non ti preoccupare, ti libererò io. Oh, mio povero gentile principe, sei preoccupato perché quell'uomo ogni tanto ti sembra turbato, giusto? Ebbene, non preoccuparti, io so dove nasconde quella sua cosa terribile. Scappiamo via insieme, lascia che del resto me ne occupi io, andrà tutto bene. Mio principe, ti prego, non essere in ansia. Per te farò qualunque cosa, solo giura il tuo amore per me. È tutto ciò che ti chiedo.
Grazie, mio eterno principe, domani notte ti libererò dalle tue catene. E poi vivremo per sempre insieme, ti giuro amore eterno, sarò sempre tuo. Ok, Joshua, il bambino, Wendy, quella ragazzina là, suppongo. No, scusate, ho ricliccato sopra le lettere. Scusate se leggo un po' male, ma mi sono appena svegliato, ragazzi. Comprendete? Niente, la porta ancora non si apre. Qua non c'è niente, non c'è più niente da esaminare. Jennifer, ho aperto la porta. Ci sono io di guardia, vieni subito. Ok. Ancora. Ho cliccato di nuovo sulle lettere. Bisogna mai registrare appena alzati, ragazzi. È anche abbastanza presto, sono le 7 di mattina. Niente, adesso seguiamo la bambina, vediamo. Vediamo dove ci porta. Eccola qua. Meglio scappare prima che quell'uomo torni. Prima di andarcene dovremmo trovare quella cosa pericolosa e portarla con noi. È per il suo stesso bene. Quella cosa è pericolosa. Intende dire la pistola? Perché prima aveva una pistola puntata alla testa. Ora sto bene, andiamo. Andiamo. Che cavolo ha preso? Da vedere che quella bambina, anche se si chiama Wendy, quella bambina è Jennifer stessa da piccola. Quindi significa che in qualche modo c'è una promessa, visto che si parla sempre di queste promesse, si parla appunto di questa promessa fatta da Jennifer. Intanto c'è questo qua che cerca Joshua. Dicevo, c'è questa promessa fatta da Jennifer che lei non si ricorda. E quindi potrebbe essere appunto lei. Poi comunque si chiama Wendy, ma visto che presumibilmente è stata adottata, magari ha cambiato nome. Boh. Sono tutte mie ipotesi, eh. Oppure magari semplicemente si chiama Wendy perché per non farci capire che è lei. Di aspetto si assomigliano parecchio. Sono così felice. Ora potremo stare sempre insieme. Ehi, ti devo chiedere un favore. Scambieresti il tuo assetto con questa spilla? Una spilla rossa. Sono così felice. Dovremmo dargli un nome. Che ne dici di Joshua? Joshua, sì, è un nome fantastico. Lo adorerò proprio come adoro te. Dai, rinnoviamo il nostro patto. Attenzione. Ti giuro, amore eterno, sarò sempre tua. Vedi, c'è sempre questa storia del patto. Bene ragazzi, il capitolo è concluso, è stato piuttosto corto ma anche piuttosto interessante, abbiamo scoperto delle cose nuove, anche se per ora possiamo fare solo qualche congettura. Comunque dai, è stato bello. Io come al solito vi ringrazio per avermi seguito e do appuntamento al prossimo capitolo di Rule of Rose. Ciao a tutti ragazzi!